potresti voler comprare o conoscere più a fondo le caratteristiche di un microfono. Però, tra figure polari, tecnologie di funzionamento e altro, non sai mai quale scegliere. Ciao, io sono Mauro e sono un musicista, cantante, insegnante di canto e tecnico del suono laureato. Non voglio fare la classica guida che dice ecco il miglior microfono del mondo oppure i miei migliori 5 microfoni. Oggi voglio spiegarti, nella maniera più semplice possibile, tutte le caratteristiche base per poter sapere cosa scegliere in autonomia. Anche perché in fondo esiste l'aforisma «Dai un pesce a un uomo e lo nutrirai per un giorno, insegnagli a pescare e lo nutrirai tutta la vita». Mi raccomando, se ti piacciono le mie attività di cui parlo, che spaziano tra tecnologie e tecniche audio, il canto e il suo insegnamento, ma in generale tutte le mie attività musicali, mi raccomando, seguimi. I microfoni possono essere utilizzati principalmente per due motivazioni, la registrazione e l'amplificazione. Si suddividono in diverse famiglie a seconda delle seguenti tipologie. Architettura di funzionamento, dettagli importanti del principio di funzionamento, curve polari. Guardando il primo punto, cioè i principi di funzionamento, troviamo microfoni dinamici, microfoni a nastro, microfoni a condensatore, di cui a diaframma largo e a diaframma stretto, la sua variante a Electrek, microfoni a contatto piezoelettrici. Ma com'è fatto un microfono dinamico? Questo è costituito da un diaframma collegato direttamente a una bombina sospesa in un campo magnetico. All'arrivo dell'onda sonora, questa, muovendosi, ne altera il magnetismo che a sua volta altera la tensione elettrica. Fondamentalmente il suo principio di funzionamento è proprio quello dell'elettromagnetismo ed è esattamente identico a quello di un altoparlante, però all'inverso. Cioè, per la legge di Faraday, questa afferma che un campo magnetico variabile nel tempo può indurre una corrente elettrica in un conduttore. È costruito con componenti abbastanza solide, quindi molto resistenti e pesanti, e sono adatti per questo a forti pressioni sonore, come per esempio al colpo di un kick di una batteria o accidentali maltrattamenti, tant'è che è abbastanza usuale trovarli in un contesto di musica dal vivo. Di contro non sono molto sensibili, quindi hanno bisogno di molta preamplificazione e la risposta in frequenza non è molto lineare proprio per la loro massa e per la durezza del diaframma, che quindi tende a enfatizzare o ad attenuare alcune frequenze. Come è fatto un microfono a nastro? In questo tipo di microfono il principio di funzionamento è identico a quello del microfono dinamico, con la differenza che la parte vibrante, invece di essere fatta da un diaframma solidale a una bobina, è costituita da un sottilissimo foglio di alluminio ondulato, libero di vibrare tra i poli di un magnete permanente. Col movimento che riceve da parte delle onde sonore, la distanza tra il foglio di alluminio e i magneti cambia, alterando anche il magnetismo e quindi la tensione. Per questo motivo questi microfoni vengono chiamati figura 8 o ribbon, ma questo ve lo spiego più tardi quando parleremo delle figure polari. Le caratteristiche di questo microfono sono un'assenza di colorazione del suono, dovuta alla frequenza di risonanza situata a frequenze molto più basse rispetto ai microfoni dinamici e anche per la leggerezza del suo diaframma, ovviamente, e la risposta estesa sulle altre frequenze per via, appunto, della massa ridotta del diaframma vibrante. Allo stesso tempo è bene specificare che questo tipo di microfoni sono estremamente sensibili proprio per il loro diaframma sottile e quindi da trattare nella maniera più delicata possibile. Come è fatto un microfono a condensatore? In questo caso il diaframma non è solidale con una bobina, ma è composto da due piastre sottili e conduttive che formano un condensatore. Una è la membrana, che è estremamente sottile e flessibile, capace di vibrare ai suoni che riceve, e l'altra è una piastra fissa dietro ad essa, chiamata anche backplate. Ecco, quando le onde sonore colpiscono la membrana, la distanza tra le due piastre varia, cambiando la capacità elettrica del condensatore. Ora, per rilevare il cambiamento della capacità elettrica, il condensatore deve essere carico elettricamente e per farlo ha necessariamente bisogno di un'alimentazione esterna chiamata Phantom Power o 48 V, fornita da un mixer o da una scheda audio. Anche in questo caso, come è facile capire, questo tipo di microfoni sono estremamente sensibili proprio per la loro struttura interna. Inoltre, questi hanno un'impedenza minore poiché hanno più corrente generata dalla Phantom e quindi hanno un segnale maggiore.
quindi significa che ci sarà bisogno di meno preamplificazione. A loro volta questi microfoni si suddividono per grandezza del loro diaframma e quindi troviamo quelli a diaframma largo e a diaframma stretto. Generalmente quelli a diaframma largo sono indicati per registrare la voce o altri grandi strumenti come per esempio un contrabbasso, poiché grazie alla loro maggior grandezza riescono a catturare lunghezze d'onda più grandi e quindi le frequenze più basse. Inoltre hanno frequenze di risonanza non altissime e poste generalmente verso i 1000 Hz, dove sono poste per esempio le formanti della voce. Allo stesso tempo, proprio per la grandezza del diaframma, questi non rispondono velocemente ai transienti rapidi e quindi possono essere sconvenienti per strumenti aventi queste caratteristiche, come per esempio una chitarra o una batteria. Quelli a diaframma stretto invece hanno una risposta in frequenza molto più lineare, rispondendo bene anche ai transienti rapidi che troviamo appunto nelle chitarre acustiche, nelle percussioni, nelle batterie, eccetera. Ma non vengono usati solo nei confronti di uno strumento in particolare. Infatti, proprio per la sua accuratezza, può essere utilizzato in registrazioni di tipo main, come per esempio nella tecnica di ripresa stereo RTF o XY. Per chi non avesse capito di cosa parlo, intendo con le registrazioni del panorama stereofonico totale nei confronti, per esempio, di un'orchestra. Microfoni Electret. Questo tipo di microfoni sono una tipologia particolare a condensatore che utilizzano un materiale polarizzato in maniera permanente per generare il segnale elettrico. Questo li rende più economici e pratici rispetto ai microfoni a condensatore tradizionali perché non richiedono una fonte di alimentazione esterna per polarizzare il condensatore. Però gli svantaggi rispetto ai microfoni a condensatore tradizionali sono una qualità audio inferiore, un rumore di fondo più alto e una durata limitata nel tempo per il degradarsi del materiale che polarizza questo tipo di microfoni. Come è fatto un microfono piezoelettrico? Questi microfoni sfruttano la capacità di alcuni materiali di generare una carica elettrica quando sono sottoposti a una deformazione meccanica, quindi per pressione o vibrazione. Infatti sono spesso utilizzati per catturare vibrazioni meccaniche piuttosto che onde sonore direttamente nell'aria, che li rende utili in alcune applicazioni specifiche. Generalmente questi microfoni sono costituiti da un materiale piezoelettrico come per esempio il quarzo, che è collegato a una superficie sensibile alle vibrazioni. La superficie, deformandosi, produce una carica elettrica che è proporzionale all'ampiezza della vibrazione. Infatti questi tipi di microfoni li possiamo trovare come pick-up in strumenti come la chitarra acustica, che li rende eccezionali nel catturare le vibrazioni dirette delle superfici solide, ma con una gamma di frequenze limitata soprattutto a quelle alte. Citate le architetture dei principi di funzionamento, prima di parlare delle figure polari, adesso andiamo a vedere quali sono i parametri meno considerate da chi non è esperto, ma che sono altrettanto fondamentali per la scelta di un microfono. Questi parametri sono sensibilità, SNR, ovvero Signal Noise Ratio, rumore proprio di un microfono, impedenza e risposta in frequenza. Ma cos'è la sensibilità di un microfono? La sensibilità di un microfono è una misura della sua capacità di convertire il suono in un segnale elettrico. Indica quanto segnale elettrico in volte il microfono produce per una determinata pressione sonora espressa in Pascal. Maggiore è la sensibilità, più forte sarà il segnale generato dal microfono per un determinato livello di suono. Alcuni livelli di riferimento possiamo distribuirli in questa maniera. Per i dinamici 1 o 3 mV per Pascal e per i condensatori invece 12 o 40 mV per Pascal. In pratica, quindi, se a parità di pressione sonora un microfono genera più millivolt, significherà che questo sarà più sensibile. I microfoni più sensibili sono utili per catturare suoni più deboli senza dover aumentare troppo il guadagno e quindi senza introdurre rumore eccessivo dal preamplificatore. I microfoni a bassa sensibilità sono utili nei contesti dove ci sono sorgenti sonore molto forti per evitare distorsione e il sovraccarico del segnale. Ma che cos'è l'SNR, ovvero il Signal Noise Ratio di un microfono? Bisogna partire da un concetto, ovvero che il movimento costante di elettroni in un circuito elettrico genera comunque rumore proprio per il loro movimento. Rumore che comprende tutte le frequenze in maniera randomica. Il rapporto segnale-rumore o Signal Noise Ratio SNR indica la differenza tra il livello del segnale utile e il livello del rumore di fondo generato dal microfono stesso.
In questo caso è necessario parlare anche di soglia dell'udibilità del microfono. Questa rappresenta il punto in cui il rumore generato dal microfono diventa paragonabile al suono più basso che possiamo percepire, influenzando la qualità della registrazione, specialmente per i suoni a bassa intensità. Un SNR elevato indica che il microfono produce un segnale forte e chiaro rispetto al rumore di fondo, quindi sarà più adatto per registrazioni di alta qualità. Infatti, nei microfoni di alta qualità, per esempio, è abbastanza comune trovare un SNR pari a 80 decibel, se non di più. Ma che cos'è l'impedenza di un microfono? Questo è un valore che determina la compatibilità con altri dispositivi e la qualità del segnale audio. Generalmente si tende ad avere microfoni con la minore impedenza possibile in ambiti professionali, poiché sono meno suscettibili a perdite di segnale, ad avere meno interferenze sulle lunghe distanze dei cavi e danno una risposta in frequenza molto più lineare. Generalmente abbiamo valori bassi per i microfoni dinamici tra i 150 e i 600 ohm, mentre per i condensatori abbiamo valori che raggiungono o oltrepassano anche 1 kOhm. Infatti, se pensiamo che per esempio i microfoni dinamici hanno una bassa impedenza, è per il fatto che essi vengono utilizzati in contesti dove ci sono lunghi cavi e trasmissioni che devono rimanere stabili durante tutto il loro percorso. Infatti, se pensiamo che per esempio i microfoni dinamici hanno una bassa impedenza, è per il fatto che essi vengono utilizzati in contesti dove ci sono lunghi cavi e trasmissioni che devono rimanere stabili durante tutto il loro percorso. Cos'è la risposta in frequenza di un microfono? Beh, questa è la misura di come un microfono reagisce a diverse frequenze sonore, enfatizzandole o attenuandole. Tra microfoni a condensatore e microfoni dinamici, capiamo già che questi ultimi, per esempio, tenderanno maggiormente a colorare il suono, quindi ad avere una risposta in frequenza non perfettamente lineare. La linearità di una risposta in frequenza, invece, tendiamo ad averla maggiormente nei microfoni a condensatore, che hanno un diaframma più leggero e delicato, dove si usa prevalentemente in studio. Questo per far sì di avere meno alterazioni possibili delle registrazioni, per poi avere più facilità nel missaggio, ma soprattutto anche più fedeltà nell'originalità del segnale che si sta acquisendo. L'altra caratteristica, invece, di cui non abbiamo ancora parlato, ma che è altrettanto importante, sono le cosiddette curve polari. Ma cosa sono le figure polari in un microfono? Le figure polari rappresentano il modo in cui un microfono varia la sua risposta in frequenza al variare dell'angolo di incidenza di un suono. In poche parole, la figura polare modula la risposta in frequenza di un microfono. I suoni provenienti dalla direzione più sensibile sono catturati con maggiore precisione e linearità, mentre i suoni provenienti da angolazioni meno sensibili risultano attenuati, specialmente nelle alte frequenze. Per riconoscere queste direzioni, generalmente nelle schede tecniche dei microfoni vi è un semplicissimo diagramma chiamato diagramma polare. Leggere e interpretare il diagramma alla fine è molto semplice. Il centro rappresenta il microfono. I raggi sono gli angoli di direzione in cui è posta la capsula, dove 0 gradi indica il fronte di ripresa del microfono. Le linee radianti, cioè i cerchi, sono invece i livelli di sensibilità in decibel. Le figure polari più diffuse per i microfoni sono quindi l'omnidirezionale, bidirezionali o figura 8 o ribbon, cardioide, supercardioide e ipercardioide, shotgun. Omnidirezionale è chiamato così poiché è sensibile in egual misura a tutte le direzioni e a tutte le frequenze. Bidirezionale o figura 8. Questo è sensibile principalmente sia sul fronte che sul retro della capsula, attenuando tutti i suoni provenienti dai lati. Proprio per questo la sua figura ricorda un fiocco, ribbon, oppure un semplicissimo 8. Cardioide. È sensibile principalmente sul fronte della capsula, attenuando tutti i suoni provenienti dai lati e dal retro. Supercardioide e ipercardioide. Anch'essi sono sensibili sul fronte, però avendo un angolo molto più stretto, attenuando la sensibilità delle parti più esterne, con l'eccezione che però riprendono anche una piccola porzione del retro della capsula. Shotgun. Estremamente sensibili sul fronte, dove tendenzialmente si escludono moltissimo i lati esterni. Infatti i microfoni con questa figura polare vengono anche chiamati microfoni direzionali, proprio perché tendono a essere sensibili principalmente solo su un angolo di direzione. Però
Come funziona precisamente la tecnologia che si nasconde dietro le figure polari? Come fa un microfono a essere sensibile verso un angolo anziché un altro, oppure ad essere sensibile in tutte le direzioni? Queste figure polari possono essere determinate o per architettura di costruzione o componentistiche elettroniche. Parlando dell'architettura di costruzione, possiamo descrivere le tre curve polari più utilizzate, per esempio. Il microfono omnidirezionale, per esempio, è definito anche microfono a pressione, che rileva le variazioni di pressione sonora solo su un lato della membrana. Infatti, la membrana è sigillata su un altro lato, quindi è esposta alla variazione di pressione solo dall'altro lato, il lato aperto. Questa pressione agisce uniformemente su tutta la superficie della membrana, indipendentemente da dove provenga il suono. Se ci pensate bene, la stessa cosa accade con la membrana del nostro orecchio, dove da un lato essa è sigillata verso l'interno del cranio e l'altra parte è esposta al condotto uditivo. Infatti anche il nostro orecchio potrebbe definirsi come una figura polare omnidirezionale. La tecnologia di un microfono cardioide invece si basa su una combinazione di rilevamento della pressione sonora e delle differenze di pressione tra il fronte e il retro della capsula. Questo design utilizza infatti un baffle o aperture posteriori che permettono al suono di arrivare a entrambi i lati della membrana con un leggero ritardo, così da cancellare parzialmente i suoni provenienti da dietro, per sottrazione di fase. Infatti, proviamo a immaginare la descrizione del microfono omnidirezionale. Ecco, anziché essere sul retro completamente ermetica, questo presenta invece dei piccoli buchi, dei piccoli fori, che appunto danno un'apertura proprio anche sul retro. In questo modo il microfono è altamente sensibile ai suoni provenienti dalla parte frontale, ma attenua quelli provenienti dai lati e dal retro, creando il caratteristico diagramma a forma di cuore, appunto il cardioide. Mentre per il microfono a figura 8, o bidirezionale, basa la sua tecnologia sulla membrana che è esposta su entrambe le facce, sia anteriore che posteriore, quindi reagendo alla pressione sonora su entrambi i lati in egual misura. Infatti, quando il suono arriva lateralmente, la pressione su entrambi i lati della membrana è praticamente identica, causando un annullamento del segnale. Questo crea il caratteristico diagramma a 8, sensibile frontalmente e posteriormente, ma poco sensibile ai suoni laterali. Bene, ti ho spiegato nella miglior maniera possibile tutte le caratteristiche che ti serve conoscere per scegliere al meglio il tuo prossimo microfono. Se ti è piaciuto questo argomento o semplicemente vuoi saperne di altri in particolare, mi raccomando, scrivemelo nei commenti, io ti aspetto per i prossimi video. Ciao!